penultima serata per la decima edizione di Dante 2021. Una serata agli antichi chiostri francescani dove l'opera del sommo poeta è stata accostata alla musica di Franz Liszt grazie ad uno dei maggiori interpreti del compositore ungherese Michele Campanella. Sul palco, insieme alla pianista Monica Leone e alle soliste dell'Accademia d'Arte Lirica per eseguire la sinfonia dedicata proprio alla Divina Commedia. La Divina Commedia è stata affidata alla lettura di Sonia Bergamasco. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni carne. Allora fu la paura un poco quieta. Un connubio fra Liszt e Dante, appunto un poeta considerato non facile con un compositore considerato non facile. Qual è il rapporto fra Liszt e Dante? Il rapporto tipico del romanticismo. Liszt è stato uno dei campioni del romanticismo musicale. Dante era molto lontano da quell'epoca, ma in realtà è stato molto apprezzato, è stato un ritorno di Dante nel romanticismo. Naturalmente, quali aspetti di Dante sono stati privilegiati? I famosi racconti dell'inferno, le cose più drammatiche che si adattavano di più alla poetica del romanticismo. Questa sera suonerete una sinfonia dedicata proprio alla Divina Commedia. Che tipo di sinfonia è? Questa sinfonia nasce da una profonda cultura listiana, il quale, pur essendo autodidatta, come oggi non sarebbe apprezzato, invece proprio perché era autodidatta si è allargato a tanti fatti culturali che non sarebbero stati scolastici. Lui ovviamente non era italiano, ma è stato in Italia molto a lungo, molto, prima quando era molto giovane e poi è stato negli anni quando aveva 50, dai 50 ai 70 anni è stato parecchio tempo a Roma, quindi conosceva la cultura italiana, conosceva i poeti italiani. Quindi voglio dire, questa scoperta della Divina Commedia di Liszt non è un caso isolato, è un caso tipico del romanticismo. Liszt è stato un compositore straordinario, noi lo conosciamo come sommo pianista, ma in realtà il suo scopo, il suo ruolo nella storia della musica non è quello di essere stato il più grande pianista della storia, quanto piuttosto quello di aver aperto le porte alla modernità, possiamo dire. Questa musica che suoniamo stasera è molto moderna per l'epoca, è unica per l'epoca, nessuno aveva il coraggio di scrivere una musica così avanzata. Ho potuto leggere Dante dal liceo accompagnata da un grande maestro della parola come Quirino Principe, che oltre ad essere stato anche mio insegnante al liceo del conservatorio a Milano è musicologo, e quindi siamo partiti dalle rime petrose, e quindi ecco il migliore degli inizi. E poi ho notato da attrice che la tradizione ha sempre affidato in questo secolo, posso parlare di, cioè diciamo nel secolo che abbiamo lasciato e in questo nuovo che si è affacciato, ha sempre tradizionalmente affidato a una voce maschile la commedia e raramente a una voce femminile, e quindi proprio per questo l'ho letto in pubblico, in voce, più volte e quasi sempre in dialogo musicale, e sento quanto la sua voce sia una voce in cui maschile e femminile sono compenetrati, e dirlo detto da una donna oggi può essere un valore aggiunto, proprio perché la tradizione ci ha già dato grandi voci maschili che lo hanno detto, che lo hanno cantato.